siamo veramente all'assurdo. Dopo i banchi con le rotelle arriva questa nuova geniale idea del governo. La De Micheli propone infatti la pista ciclabile per collegare la Sicilia alla Calabria. Avete capito bene, la pista ciclabile. Su Twitter la ministra ha detto di aver istituito una commissione per capire lo strumento migliore per collegare la Sicilia e la Calabria, per collegarle su ferro, su strada e poi appunto con una pista ciclabile. Insomma, altri esperti, altre spese, una nuova commissione. Ma vi pare normale creare una nuova task force in un momento di crisi per cosa? Per un'importantissima pista ciclabile. In questi mesi il governo si è inventato oltre 15 gruppi di esperti, con più di 500 persone coinvolte. Usano queste task force per coprire una totale ed evidente mancanza di idee e di decisionismo. Insomma, l'Italia è governata dalle commissioni e dalle task force. Sono pronti a chiamare consulenti ed esperti per qualunque decisione siano chiamati a prendere, anche se la questione è sul tavolo da decenni, come appunto il tema del collegamento sullo Stretto di Messina. Viene il dubbio che parlare di questo argomento sia semplicemente un modo per cercare di uscire dai problemi parlando di altro. Qualche settimana fa il Premier Conte era in difficoltà per le zone rosse nella Bergamasca e che cosa ha fatto? Ha lanciato l'idea di un tunnel sotto lo stretto. In queste ore Paola De Micheli sta facendo una figura barbina sulle autostrade e che cosa fa per non uscirne? Lancia l'idea di una pista ciclabile sopra lo stretto. Che poi, ripensando alle mitiche task force con Colao e altri esportoni, che cosa hanno prodotto? Nulla. Così come gli epocali stati generali di Conte. Risultato? Uno zero assoluto. Siamo sicuri che anche questa geniale idea della De Micheli finirà nel vuoto. Una domanda però sorge spontanea. Ma le esigenze reali degli italiani quando verranno prese in considerazione? Loro se ne fregano totalmente.